continuare con il metodo tradizionale. Il resto del mese, fino alle mestruazioni successive, la donna deve continuare a fare uso del metodo anticoncezionale da lei utilizzato per prevenire eventuali gravidanze. Prendere la pillola del giorno dopo non significa che si debbano sospendere altre contraccezioni. Funzionamento della pillola del giorno dopo: si prende una confezione da una pillola, o da due dosi, che si prendono ogni 12 ore. Ciò che fa è inibire la fecondazione. Se la donna è nella prima fase del ciclo mestruale, la pillola inibisce l'ovulazione. Se l'ovulo è stato liberato, funziona come barriera affinché non raggiunga l'utero e incontri lo spermatozoo. Ha effetti abortivi. Nel caso in cui vi sia una gravidanza già avviata, la pillola del giorno dopo non provoca l'aborto. È sbagliata l'idea che la considera una pillola abortiva. Allo stesso modo, se la fecondazione si verifica prendendo la pillola del giorno dopo, il feto non si vede compromesso. Non vi sono rischi di malformazioni, né di altri difetti nello sviluppo del bambino. È un'altra delle false concezioni che circolano attorno a essa. Effetti collaterali della pillola del giorno dopo: ha degli effetti collaterali lievi se confrontata ad altri farmaci che venivano utilizzati in passato. Tuttavia, può dare origine a nausea e vomito. Se i sintomi sono abbondanti all'interno delle ore di somministrazione, occorre rivolgersi a un professionista. È possibile che vi prescriva un'ulteriore dose per assicurarvi la prevenzione. D'altra parte, è controindicata per le donne con malattie epatiche gravi. Non è neanche consigliabile che la consumi chi soffre di deficienze CARDIOVSCOLARI o chi ha antecedenti di tumore dove entrano in gioco GLI ormoni. Sono infimi i casi in cui si sconsiglia di utilizzare la pillola del giorno dopo come contraccezione di emergenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la autorizza e promuove per questa funzione. Si può acquistare nei centri ospedalieri o nelle farmacie senza necessità di una prescrizione con una ricetta medica, solo per le maggiorenni in Italia. Tuttavia, è positivo ricordare che il suo uso abituale può generare dei danni al cuore. Tutte le donne possono averne bisogno in un qualche momento delle loro vite. Le vittime di stupro, quelle che si dimenticano il loro metodo contraccettivo tradizionale oppure coloro che hanno un rapporto occasionale senza precauzioni. Oltre a tirarsi fuori dai guai, occorre comunque poi anche affidarsi a un metodo contraccettivo pianificato.